Ciao, sono Tommy. Oggi andiamo a vedere Gerac di Normal, il brand fondato da Kilian Jornet. Nello specifico, Gerac è la scarpa performante, più veloce e leggera del marchio maiorchino. Prima di iniziare però vorrei fare più di un paio di disclaimer. Il primo disclaimer è che sono advocate di Normal dallo scorso anno, ma sarò onesto in tutto quello che dirò in questo video. Il secondo è che sono un grande fan dell'80-20, della regola dell'80-20, e quindi quando si parla di attrezzatura e di sport, ma in generale anche di qualsiasi altro campo, vi consiglio sempre di investire il 20% nello studio, nella ricerca dell'attrezzatura, restante 80 lì fuori a correre nei sentieri, e non viceversa, cosa che è successo anche a me all'inizio, purtroppo, e mi ha fatto perdere davvero un sacco di tempo. L'ultimo disclaimer è che in questo video parleremo molto di sostenibilità, ma credo che se siete arrivati a cliccare su questo video probabilmente la cosa vi interessa. Cominciamo dalle basi, the basics. Gerac è, come dicevo, una scarpa leggera e performante, pesa solo 200 grammi e una volta che si prende in mano si sente subito la leggerezza di questa scarpa. Ha una suola in Mega Grip di Vibram, anche Light Base, poi vedremo nello specifico tutti gli aspetti. L'intersuola è in X-Pure, molto reattiva, e con uno stacco al tallone di 23,5 mm e all'avampiede di 17,5 mm per un drop di 6 mm. La tomaia invece è in Matrix, un materiale davvero davvero molto resistente che vedremo dopo. Prima di analizzare tutti e tre gli elementi della scarpa, voglio però parlarvi della durabilità, che è l'aspetto secondo me chiave di questa scarpa e in generale del brand di Normal. Prendo quelle le mie vecchie. In questi ultimi mesi Normal ha fatto un sondaggio e ha chiesto alla sua community, a più di 511 runner che hanno appunto queste scarpe, di descrivergli, mandargli foto del loro utilizzo. La media di utilizzo di questa scarpa è stata 1350 km, che personalmente da runner è veramente veramente un'enormità. La cosa inizialmente mi ha stupito, ma poi sono andato a vedere le foto, sono andato a vedere i dati e a sentire le opinioni delle persone che l'hanno utilizzata. Effettivamente è veramente una scarpa molto 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 duratura. Come vi dicevo, la sostenibilità è un tema molto molto caro a Normal, e quindi non solo cerca di ridurre il più possibile l'impatto della produzione delle scarpe, ma cerca di farle durare nel più nel tempo. In questo modo, producendone meno, ovviamente l'impatto ambientale in generale di un run diminuirà. La filosofia quindi è un po' questa: maggiore la durabilità, minore è il consumo, minore saranno le emissioni. In questo periodo storico c'è molta attenzione al discorso della sostenibilità e delle emissioni. Il calcolo di emissioni per la produzione di ogni paio di Gerac e di Tomir, che è l'altro modello in casa Normal, è di 7,5 kg di CO2 per ogni paio. Quello che è stato fatto però è un passo successivo, quindi non solo calcolare le emissioni della produzione della scarpa, ma anche calcolare qual è l'impatto di CO2 per ogni 1000 km percorsi con questa scarpa. Questo lavoro è stato fatto anche grazie a Brianna, che è anche lei advocate in casa Normal. Vi leggo testualmente le sue parole. Pensare all'impronta di carbonio di una scarpa per chilometro, anziché concentrarsi solo sul costo totale del carbonio, mi pare sia più sensato. Osserviamo come il carbonio si accumula nella scarpa con il tempo e l'uso, non solo al momento della produzione. Questo ci aiuta a determinare quali sono le scarpe migliori per il pianeta, tenendo conto della loro durata e longevità. Inoltre, questo può anche motivare le aziende a progettare scarpe che siano migliori per il nostro pianeta nel lungo periodo. E quindi secondo me cambia un po' i paradigmi. Cambia e ha cambiato anche per me il modo di pensare ad una scarpa, non solo come un oggetto, ma comunque come qualcosa che ha un impatto anche sul mondo in cui viviamo. L'anno scorso ho corso 3500 km, so di runner che ne corrono di più e runner che ne corrono anche di meno, ma che utilizzano per esempio più scarpe di me. Pensare anche a questo fattore, a quanto l'acquisto di una nostra scarpa possa avere un impatto, secondo me è un fattore veramente importante. Ovviamente non vale solo per le scarpe, vale per l'abbigliamento e per un sacco di altri aspetti, però per noi runner cominciare a pensare anche all'utilizzo dell'attrezzatura in questo senso è veramente un passo che siamo obbligati a fare. Questa mia Gerac ha 300 km ed ancora la tomaia è perfetta, devo dire. Ho usato altri brand in passato come Scarpa e la Sportiva, e una cosa che cedeva subito, ma comunque già 300-400 km era nella mia esperienza la tomaia, soprattutto perché a me piace fare le discese molto forti, spesso con le rocce, la tomaia nella parte anteriore tende a rompersi. La volontà di Normal però non finisce qui, non solo nel costruire delle scarpe durevoli, ma poi nell'offrire anche delle alternative nel momento in cui la scarpa comunque sta finendo. C'è un bellissimo programma in collaborazione con Vibram, che ricordo comunque è un'azienda italiana leader mondiale nella produzione di suole, che è Repair If You Care.
sostanzialmente nel sito si trovano dei calzolai autorizzati Vibram e si possono risuolare le scarpe aumentandone quindi ulteriormente la vita. Un'altra campagna che adoro di Normal è Notrice Program, che consiste fondamentalmente nell'inviare a Normal tutte le scarpe di qualsiasi brand si voglia che non utilizziamo più, e Normal si occuperà dello smaltimento. Questa è un'altra tematica cui sto cercando di indagare abbastanza, nel senso che con tutte le, appunto, le scarpe che consumiamo ogni anno, non c'è al momento, almeno parlo della mia zona nel nord-est dell'Italia, una raccolta dedicata che si possa poi occupare dello smaltimento. Normal invece si prende carico di questa cosa e potete inviargli comodamente le vostre scarpe, poi loro si occuperanno di inviarle a aziende che poi le smaltiscono. Vi lascio in descrizione entrambe le campagne, quindi Repair If You Care per la risuolatura della scarpa e anche Notrice Program. Detto questo, voglio fare un ulteriore disclaimer: 1350 km sono tanti, è una cosa che consiglio sempre, sentire il feeling che abbiamo con le scarpe, sentire se cominciano ad uscire dolori. Siamo tutti diversi, quindi è giusto che ognuno trovi il suo equilibrio con le calzature. Adesso andiamo nello specifico e vediamo tutte e tre le parti, quindi tomaia, intersuola e suola. Partiamo con la tomaia. Gerac utilizza materiali veramente di altissima qualità, e per la tomaia utilizza il Matrix, materiale che probabilmente avrete già sentito, che è molto leggero e resistente allo stesso tempo ed è rafforzato da fibre di Kevlar. Il materiale è molto resistente ma non è elastico, anche se in realtà non crea pieghe, non dà fastidi. È molto traspirante, anche nella mia esperienza, che avendo fatto guadi in giornate anche adesso invernali, dopo poco riesce ad asciugarsi bene. E poi attorno la scarpa c'è questo rinforzo plastico che non è rigido, quindi non aiuta contro le pietre, ma onestamente nella mia esperienza, non ho mai avuto esperienze fino adesso, ho fatto 400 km di unghie nere e quindi ho apprezzato veramente anzi questa struttura molto molto leggera. Per me personalmente la calzata è davvero aderente, mi sento molto sicuro in discesa ma anche in salita non ho problemi, il piede è veramente a suo agio. Unica nota sono i lacci, nella prima versione ogni tanto si slacciavano, motivo per cui facevo il doppio nodo. Mentre con la nuova versione, con le nuove colorazioni, hanno inserito un laccio più grosso, più spesso, che evita appunto quel problema della slacciatura. Un'altra cosa che cercavo io nelle scarpe, per esempio, era un avampiede ampio. Arrivavo da altre scarpe in cui mi piaceva l'avampiede un po' più ampio, ma devo dire che in queste ho trovato un buonissimo comfort, il mio piede è veramente tranquillo, non lo sento stretto, e quindi di nuovo una scarpa con cui anche a livello di vestibilità mi sono trovato molto molto bene. Adesso parliamo un po' della ciccia. L'intersuola è in X-Pure a densità 45, non entrerò nel tecnico, comunque la schiuma viene fatta espandere e poi con delle iniezioni viene bloccata in un certo momento in modo da ottenere comunque un buon comfort ma allo stesso tempo una buona reattività. Nonostante le sue caratteristiche di reattività e di velocità, la scarpa si mantiene comunque molto leggera, come vi dicevo prima solo 200 grammi, questa cosa vi posso assicurare che si percepisce molto. Allo stesso tempo è una scarpa che ci fa avere molto contatto con il terreno, è una cosa che può piacere o che non può piacere, e soprattutto secondo me è una cosa che non è adatta a tutti i tipi di piede. È una scarpa che ti fa sentire molto il feeling con il terreno, è molto divertente personalmente sui collinari, anche su alcuni pezzi di asfalto, e mentre su terreni molto tecnici avremo molto la percezione di quello che c'è sotto i nostri piedi. La scelta quindi per alcuni terreni più tecnici dipenderà un po' poi dal nostro gusto. Io personalmente al momento la sto usando ovunque e non ho mai avuto grandi fastidi. Una particolarità di questa scarpa è che non c'è la soletta, quindi l'intersuola è ricoperta da uno strato di tessuto cucito direttamente sull'intersuola. Questo garantisce personalmente una migliore stabilità, il fatto che comunque il piede non si sposti, in modo da evitare anche la formazione di vesciche. E onestamente alcuni mi avevano detto che avevano usato la soletta per sentirsi meglio, per avere più comfort. Io fino adesso ho fatto anche 40 km, devo dire che il fatto che non ci sia la soletta non mi dà minimamente fastidio, anzi lo trovo veramente un plus. Passiamo poi a un altro pezzo forte, che è la suola, che mi sta piacendo davvero davvero tanto, mi dà un sacco di sicurezza in discesa soprattutto. Stiamo parlando ovviamente di Mega Grip Light Base. Mega Grip è una mescola usata da Vibram per garantire una migliore aderenza in tutti i tipi di terreni.
mentre Light Bass si riferisce al fatto dello spessore del 30% in meno rispetto alle altre suole. I tacchetti sono da 3,5 mm e devo dire che in tutti i tipi di terreni mi hanno sempre dato grande sicurezza, soprattutto anche in discesa, non ho mai avuto problemi. Anche col bagnato tiene davvero molto bene, mentre con situazioni molto molto fangose invece consiglio Tomir, l'altra scarpa di casa Normal, che ha sempre mega grip e Light Base, ma tacchetti da 4 mm e soprattutto ne ha meno, cosa che aiuta in situazioni di fango, mentre Girac ha una configurazione da ben 50 tacchetti, che appunto garantiscono veramente una gran trazione. Di nuovo, io la uso tantissimo nei collinari, ma la uso anche nei sentieri, è una scarpa che mi dà veramente tanta sicurezza in tutti i tipi di terreni. Ok, parliamo anche un po' dell'altro modello, che adesso andiamo a prendere. Quindi qual è la differenza tra Tomir e Girac? Fondamentalmente Girac è una scarpa molto più leggera, molto più performante, molto più reattiva, mentre Tomir è considerata un po' più per le lunghe distanze, per maggiore comfort. E tra l'altro, spoiler, tra meno di un mese uscirà la versione 2 aggiornata. Da fuori sembrerà la stessa scarpa, ma vi posso assicurare che all'interno cambieranno molte cose, a partire dall'intersuola verrà usata quella di Girac, poi verranno sistemate alcune cose per la stabilità e quindi ne uscirà veramente una bellissima scarpa. Ce ne ha parlato per esempio molto bene Dakota Jones in una delle ultime chiamate che abbiamo avuto con il team, in cui ci diceva appunto che lui la sta testando da agosto, si sta trovando molto bene soprattutto sulle lunghe distanze, è una bella scarpa, molto reattiva e molto confortevole. Ci ha detto che probabilmente la userà sia per Western States che per UTMB. Ve ne parlerò sicuramente appena uscirà, fatemi sapere nei commenti se volete qualche spoiler in più. Però. Andiamo un po' a quello che di solito è un argomento che non tratto, che è il prezzo, ma secondo me è un argomento importante. 190 euro per una scarpa da trail sono un prezzo sicuramente importante, ma visto tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, il discorso di durabilità, di sostenibilità, è un prezzo che secondo me vale totalmente questa scarpa. Tutti e tre gli elementi, quindi tomaia, intersuola e suola, sono fatti con i materiali migliori sul mercato in questo momento e soprattutto ci permettono di avere una scarpa che può durare più di 1000 km, molto di più rispetto alla concorrenza. Considerando che la concorrenza si trova a 50-60 euro in meno e la distanza che si può percorrere è decisamente minore, secondo me è un gioco che vale la candela, è un investimento su quello che può essere anche il nostro pianeta. Questo personalmente è un approccio che uso, soprattutto anche quando compro abbigliamento. Cerco magari marchi e materiali che tendenzialmente possono costare di più, ma che mi danno la garanzia di durare di più nel tempo e di avere un impatto diverso sull'ambiente. Capisco comunque che è un discorso che può essere condiviso o meno, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sono molto curioso. Cosa dire quindi di Girac? Girac è stata la scarpa che in realtà inizialmente pensavo che avrei usato molto meno rispetto a Tomir, che pensavo sarebbe stata la mia scarpa principale. In realtà in questi ultimi mesi è stata lei la mia scarpa principale, mi ci sono trovato bene, una scarpa a cui mi sono divertito molto, collinari sono veramente divertenti, la tenuta è veramente ottima, il comfort è ottimo, non ho mai avuto dolori o vesciche, nessun tipo di problema, la trovo molto leggera e quindi onestamente è una scarpa che sto utilizzando davvero tanto. Voglio capire fino a che distanza è confortevole, al momento ho fatto fino a 40 km e tra un mese avrò Ultra Vericus da 65, per cui credo userò proprio questo paio. In base a come andrà poi quel test valuterò o meno cosa fare poi per la gara successiva, che sarà Tuscany Crossing 100 km. Se vi piacerebbe l'idea magari di provarle, vi consiglio di seguire Introspective Running, un gruppo che ho fondato lo scorso anno, un gruppo di corse in cui non si parla di performance ma si parla più di benessere, non solo fisico ma anche emotivo, è dovuto alla corsa, e con questo gruppo organizziamo anche test con Normal ogni tanto, l'anno scorso è capitato 2 volte. Trovate il gruppo su Instagram, su Strava e su Telegram, comunque vi lascio tutti i link in descrizione. E poi ragazzi, il resto lo sapete già, seguitemi Instagram, Strava. Ho una newsletter, ho anche una newsletter, ecco, ogni lunedì esce una newsletter e parlo un po' di corsa e di vita, quindi trovate tutto in descrizione.